Milan Monza, Silvio e Gagliani tornano a San Siro. Sì, sono in un outfit veramente osceno. E oltre che l'outfit, anche la conciatura non è che aiuti tanto. Però non vi preoccupate, rimediamo subito. Amici di precisi, precisi. Allora, Kier Tomori, centrale destra a destra. Ah! Non gioca Tonali, non gioca Leao, non gioca Giroud. Loro hanno Dani Mota davanti, Pessina, Caprari, trequartisti, 3-4-2-1. Allora, dovrebbe essere una partita che noi dovremmo vincere in ciabatte questa, però devo ammettere che dopo la sosta, soprattutto dall'infortunio di Maignan, guardate caso, stiamo avendo parecchie difficoltà. Speriamo bene. Comunque quella maglia verde è orribile, ragazzi, può vedere. Sto mezzo moscato. Pagato 3 euro fa schifo al cazzo. Però essendo a corto di birra è l'unica cosa che mi rimane da bere. Attenzione, perché ragazzi, le squadre cambiano l'allenatore sempre prima di giocare contro di noi. Guardate l'Udinese che prese Cioffi l'anno scorso, poi la Salernitana che prese Nicola e si pareggiò, il Chelsea che ha esonerato tu che l'ha preso Potter, track nel culo, e il Verona che comunque domenica ha fatto una signora partita contro di noi, aveva appena preso Bocchetti. Non lo so. 7 partite in 22 giorni. Prepariamoci proprio a un rush incredibile. Ci siamo riposati questa settimana. Da oggi, ragazzi, siamo partiti intanto. Fino al 12 novembre si gioca sia a fine settimana che durante la settimana. 2 impegni di Champions e 5 di campionato con un turno infrasettimanale. Tanta roba. Ora non ho prestato tantissima attenzione alle formazioni, però credo che in panchina dovrebbe esserci Carletto. È vero, è tornato anche Messias, non me ne ero per niente accorto, però sì, è tornato Messias. Attenzione a Sensi, molta attenzione a Sensi, che se il giocatore fosse stato meno rotto giocherebbe ancora nell'Inter, e quando non è rotto è un gran giocatore, quindi attenzione. Comunque raga, Origi, le sponde, palle alte, cose varie, lavoro sporco Righi, ragazzi, già a Verona si era notato, fa tanto 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 lavoro sporco. Peccato che gli manchi solo il gol a quei ragazzi. Comunque quando attacca il Monza sa cosa fare, cioè fa dei movimenti, dei lanci che non le attribuiresti mai ad una neopromossa. Buono Brian Diaz, buono Brian Diaz, buono Brian... non perdere palla adesso dato che hai vinto il duello di fisico. L'arbitro però ti ha dato un vantaggio, devi sfruttarlo. Se non ti fischia il fallo e dal vantaggio, sfruttalo. Rebic, bella aggancio. Andiamo, andiamo. Dopo sto aggancio, Rebic fuori 3 mesi, sicuro. Allora, io posso fare ironia sui miei calciatori. Voi che tifate altre squadre non potete, chiaro? Ok? Allora, io più che la vittoria oggi, sarebbe una cosa di cui non bisogna discutere, io vi chiederei i clean sheet. Ragazzi, stiamo facendo troppi falli però, troppi, troppi. E allora Dest arrivando lì può avere dei palloni da lavorare. Sì, perché il Monza fa una scelta, non va a prendere Dest alto. Brian Diaz. Bravo Brian Diaz. Sei solo, sei solo. Gol! 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 Ma chi l'avrebbe mai detto dopo che il difensore ha fatto la diagonale? E adesso qua tutti diranno: l'hanno lasciato passare. Succhiateci il cazzo. Brian Diaz 1-0. E andiamo. È anche un po' meritato, direi, Che dribbling ha fatto, ragazzi. Cioè, ma come è andata avanti? Cioè, proprio come la Juve. Cazzo duro. Cioè, lo stesso gol fatto contro la Juventus. Cazzo duro. Lui non gliene frega niente. Parte. Ha ricevuto palla. È andato dritto. In mezzo a due. E giustamente gli altri sono andati a prendere Rebic e Origi, che insomma, io fossi un difensore, Rebic e Origi e Brian Diaz di sicuro andare a prendere i primi due. Invece è andato avanti e l'ha messa nel culo. Che gol. Bene, adesso vediamo di non mettere la partita nella stessa direzione in cui è stata messa a Verona. Sei superiore, sei in vantaggio, non fare puttanate. Grande Origi, grande Origi. Usa l'esperienza il difensore del Monza. È ancora lì, ancora buona. Si può giocare. Rebic. Rebic. Buona lì. Mirla non sfonda Pobega. Che cazzo aspetti a tirare? Tommasino. Carlos Augusto, arriva anche Caldirola, sente aria. Sensi! Tatarusanu. Si sta svegliando il Monza, raga. Capisce il migliore. Pessina. Attenzione a Pessina. Attenzione a questo inserimento.
Tatarusanu, cosa ha preso? Abbiamo questo problema, ragazzi, che quando la palla va sugli esterni, i terzini stringono in aria. Non vanno mai ad affrontare chi va a fare il cross, mai. Mai, ragazzi. Il problema è che se l'attaccante ti anticipa, poi sono cazzi super amari. Giallo per Origi per gioco pericoloso, dai. Resiste alle trattenute. Dest. Origi. Si porta il pallone sul destro. Origi, sinistro, fuori di nulla. Grande Origi. Pablo Marini davanti, Caldirola va a offrire la copertura. Origi valuta il movimento dei compagni, aspetta. Bella per Brahim, che si gira! Brahim su assist di Origi! 2-0! 2-0, andiamo! E andiamo così! Andiamo così! Andiamo! Che gol! Che gol! Lo stemma che hai sul cuore rappresenta disonore. Questo è proprio il paradigma che vi descrive. Punto. Finisce qui 2-0. Beh, risultato ineccepibile, raga. Ineccepibile, dai. Su, forza. Ce la meritiamo così, vediamo di farne altri. Su. 1900. Eccoci qui, ragazzi, secondo tempo. Entra Ranocchia, che non è quello che si è ritirato, ma è un altro a quanto pare, al posto di Barberis. Brahim, bello per Rebic, la parata a tu per tu di De Gregorio. Grande giocata. No, si segnava anche Rebic. Diventavo furioso perché io dovete sapere che questa giornata al Fantacalcio la vincerò 3-0 al tavolino. L'ultima ho pareggiato con l'ultimo in classifica sopra quelli che perdono sempre al tavolino. E Rebic mi ha fatto l'assist e inspiegabilmente mi ha preso giallo a Verona e ho lasciato tornare in panchina, se no vincevo. E non ho perso perché Pellegrini della Roma, dopo aver segnato il rigore decisivo, si è fatto ammonire. Se non si faceva ammonire Pellegrini, io perdevo. Oggi che giustamente vincerò 3-0, c'ho l'assist di Kostic, la doppietta di Brahim Diaz, l'assist di Origi che comunque era in panchina. E se adesso mi segna anche Rebic, c'è rage proprio. È intanto Kalulu, difesa 3, ok. Kalulu, Tomori e Kier, ok, in questo senso. Si è rotto Brahim Diaz, si tocca la coscia, perfetto, 2 mesi fuori. Ah! L'ho detto, ragazzi, la prossima tornerò a giocare al fantacalcio e... di Brahim Diaz. Pazzesco, pazzesco. Sto qua, gioca male, è sempre tra i coglioni, gioca bene e si rompe. Come l'anno scorso col Covid. Stava facendo un inizio di campionato dove giocava da solo, dal nulla. Covid, giocatore morto. Che anche De Ketler non è nelle migliori condizioni, eh. Attenzione che entra Petagna, l'ex. Attenzione al sinistro del giocatore del Monza, dal nulla. Minchia, 57esimo. Mamma mia. Che soporifero sto secondo tempo, porca puttana. Bello, Benna, Origi, dai, è il tuo momento. Perde il passo, la possibilità di tirare Origi. Niente da fare, non ce la fa. Dentro gabbia Leao, ma fai entrare Chou, no? Fai entrare Chou, perché gabbia? Tanto Chou non è nella lista Champions. Origi, bello il sombrero. Messias, Messias, Messias. Mamma mia. Lui è proprio il destro, ragazzi. Cioè, non è neanche un piede. Il destro è un orecchio per lui. Cioè proprio non ce la fa usarlo quel piede. Si è fatto male Leao, cosa? Messias, Messias, bello. Origi, dai, tira. Bello lì. Che si fa male tirando. 3-0. Vai, rotto Origi. Dove cazzo l'ha messa? Grande Messias. Che gol. Aspetta che tiro e poi mi faccio male. Mi ricorda molto. Adesso parlo per i più datati tifosi del Milan che guarderanno questa recap di questa live. Genoa-Milan 0-2 del 2012-2013. Vestavamo quella maglia là e mi ricordo Pazzini stava zoppicando malamente, però gli arrivò la palla al limite dell'area, fece gol e si fece sostituire. Tivocco Origi 3-0. Vabbè, dai, meritatissimo. Ranocchia con il destro ha fatto gol. Gol di Ranocchia per l'1-3
del Monza aveva... Oh, dobbiamo pigliare gol per forza, raga. Dobbiamo pigliare gol per forza. Dobbiamo pigliare gol per forza. E gol che ha fatto. E comunque anche qui ho Tatarusanu, la tocca. E va in porta. Oh, ci sono 20 minuti. Ha preso due gol su punizione Tatarusanu, incredibile. Ancora per Messias. Oh, lo dobbiamo pigliare sempre, sempre. Appuntamento fisso il gol in campionato. C'è solo Juve. Un gol anche l'anno scorso. 11 partite, 2 clean sheet. E non mi dite che con la Sampdoria non potevamo farlo. Oggi non potevamo farlo. Comunque De Kettler sinistro. Vabbè, ciao. Cerca la palla filtrante. C'è la Petagna che si gira. Palla lì. È arrivato ad accompagnare Ginkier. De Kettler qua. Lo ammonisci. Quello nanetto che è entrato. Dai, che si sta nervosendo il Monza. Dai, colpiamo adesso col quarto. Dai. No, però devo veramente ringraziare il Monza per aver segnato questo gol. Perché veramente stavo usando le mie palle come antistress. E invece entra Branks. Uscirà bene a Ser. No, esce Origi. La palla di ritorno per Teo Hernandez che prova ad accelerare. Siamo in anticipo. Bella la svicolata, Teo. La giocata. Teo, Leao. Oh, non ha toccato pallone. Il secondo pallone che tocca è gol. 4-1, vamos. C'è spazio anche per lui. Gol di Leao, assist di Teo. 4-1, dai. Oh, però sto Bondo qua è entrato, vabbè, è entrato in una fase della partita in cui praticamente il Monza non ha né arte né parte, però non ha fatto male. Cioè, si è preso un giallo e poi comunque ha fatto la sua partitina. Leao contro Churria. Leao prova ad andare sul destro. Leao sinistro. Non perdono l'occasione per un altro duetto. Teo e Leao, poi il cross di Teo Messias dentro. Non l'aggancia De Kettler per il 5-1. Perché colta? Ma zio, ma ti ha messo un assist lì. Ma che cazzo? Finisce qui 4-1. Rosicate dicendo che si sono scansati. Dai cazzo, altri 3 punti. Ci vediamo per la Champions. Stay tuned. Sempre Forza Milan, i campioni dell'Italia siamo noi.